Una festa di tutti e per tutti all'insegna dell'armonia e dei valori. Si alza il sipario sulla stagione 2019 della OP Bike Porto Sant'Elpidio, che al ristorante Il Gambero di Porto Sant'Elpidio, con tutti i suoi tesserati, i dirigenti, le famiglie, gli sponsor e le istituzioni cittadine sportive, ha dato il via ufficiale al suo quinto anno di attività. Un'occasione straordinaria per presentare gli atleti e soprattutto i progetti di una realtà che ha saputo conquistarsi fiducia e rispetto, che continua a lavorare a testa bassa nonostante gli ottimi risultati ottenuti sul campo da alcuni dei propri tesserati, che organizza e si mette in gioco mettendo al primo posto sempre i valori. Moreno Pistelli, presidente OP Bike, si parte, in realtà non vi siete mai fermati, però è questa la vetrina ufficiale per presentare tutti i protagonisti di questa prossima stagione. Ha detto una cosa giusta, non ci siamo fermati mai. Appena finita la stagione estiva, subito con il ciclocross, con ottime prestazioni. Siamo pronti a rilanciare di nuovo la sfida partendo appunto da oggi in occasione della presentazione che terremo oggi. I protagonisti sono questi ciclisti, dai più piccoli fino a quelli che sono impegnati nelle gare le più disparate, sicuramente nella nostra regione ma anche fuori. Sì, partiamo sempre dal settore giovanile, che abbiamo già un bel numero di tesserati, e poi subito con esordienti, che è un bel gruppo, e quest'anno facciamo una bella squadra di allievi che gareggiamo a carattere nazionale sulle manifestazioni di grande rilievo. Ci abbiamo integrato nel nostro gruppo un gruppo di ragazzi che praticano la mountain bike, i cosiddetti scatenati, che hanno chiesto in maniera molto spontanea di far parte di questa bella società. E poi l'aspetto organizzativo, perché OP Bike è attiva anche da quel punto di vista. Sì, subito dopo la presentazione ci mettiamo al lavoro per appunto le due memorial che si disputeranno il 30 di marzo e il 31 di marzo. Partiamo con il 30 per i giovanissimi con il trofeo Romanelli e subito dopo il 31 a carattere nazionale il trofeo Giuliano Renzi per esordienti ed allievi maschili e femminile. Una realtà consolidata, anche se giovane, quando siete partiti era un sogno, oggi è una realtà e continuate ad essere punto di riferimento del territorio. Sì, l'OP Bike giorno per giorno assimila un valore d'eccellenza per le manifestazioni, ma soprattutto per l'impostazione della società, dove rispecchia i più valori sociali che va soprattutto oggi come oggi rimarcati e rispolverati. Presidente, ringraziamo anche tutti gli sponsor che sostengono tutta l'attività, l'organizzazione, il vestiario dei ragazzi, anche questa serata, insomma le aziende del territorio che credono nel vostro progetto. Sì, questo mi sento sinceramente di ringraziarli di cuore, a tutti gli sponsor, coloro che in qualche maniera aiutano a sostenere questa grande società, genitori, e tutti i collaboratori, i direttori sportivi che ne sono dietro a lavorare appunto per far sì che i nostri progetti si realizzino in maniera più sicura e più efficace, con impegno e determinazione. Oggi quindi è una grande festa, poi tutto sulle strade, durante gli allenamenti, però oggi è la vostra festa. Sì, oggi diamo il via a questa bella iniziativa che la OP Bike riparte subito per la stagione 2019. E vedo parecchio entusiasmo, parecchia voglia, carichi i ragazzi, i direttori sportivi, perché penso, e poi si vedrà lungo le strade, i risultati lo porteranno loro, ma penso che c'è grande carica di far bene, perché le ideologie e le iniziative sono appunto quelle dei grandi progetti, e dove ci sono i grandi progetti sicuramente ci saranno risultati proficui. A questo proposito, quello dei risultati, c'è qualcosa da rimarcare, qualche obiettivo? Facendo un riesame della stagione appena conclusa, penso che abbiamo fatto una stagione d'eccellenza, dove abbiamo portato a casa due maglie di campione provinciale, due maglie di campioni regionali, una di Adriatico Cross Tour,
Abbiamo vinto tre gare, due a Montelabate, una a Mocaiana, diversi piazzamenti, non potevamo secondo me far di meglio. Si può fare di meglio o si deve adesso, in questo 2019, consolidare alcuni risultati, vedere qualche promessa realizzata? Certo che sì, iniziamo subito con le idee ben chiare, con i progetti ben determinati e ci conto fortemente a portare a casa dei risultati in modo tale che l'umore dei ragazzi, ma di tutto il team, sale sempre di più, a partire da oggi. È il team manager dell'OP Bike, ma è l'anima di questa realtà, insieme a Moreno Pistilli e ai tanti collaboratori che nel tempo si sono aggiunti. Il sogno parte qualche anno fa, ma oramai non si parla più di nuova realtà, ma di presenza consolidata e punto di riferimento soprattutto per gli atleti, ma non solo. Le impressioni alla vigilia di questa importante presentazione? Perdonatemi, ma non è per essere gradassi, penso che adesso possiamo navigare nella conferma del mondo del settore giovanile, dei ragazzini e ahimè anche degli amatori, visto che il gruppo si è allargato quest'anno fortemente, integrando un bel gruppo di ragazzini e di cicloamatori. Lavorare con i piccoli è certamente entusiasmante, ma è anche molto faticoso, poi bisogna avere anche il favore dei genitori, insomma state facendo un gran lavoro. Sì, la squadra funziona quando c'è un bel gruppo. Un bel gruppo è formato da tanti accompagnatori, direttori sportivi e perdonatemi anche da bravi genitori che ci permettono di lavorare bene. Perché si lavora bene quando c'è armonia dentro una società e questo ci gratifica molto. Arrivano i risultati agonistici, il 2018 è stato senza dubbio entusiasmante e si riparte, non vi siete mai fermati, ma si riparte con grande energia. Ebbene sì, non ci siamo mai fermati. Affrontando la stagione invernale con il ciclocross, messa sotto forma di preparazione, ma i nostri ragazzi si sono veramente battuti bene e sono stati molto bravi a tirar fuori le loro unghie per poter fare qualcosa di positivo. Poi per il futuro io direi già poter riconfermare il 2018 sarebbe eccezionale. Chissà. Qualche sorpresa, qualche risultato potrebbe arrivare. In termini di presenza siete molto attivi sul territorio, OPBike vuol dire manifestazioni di qualità, convegni, attenzione al territorio, eleganza, lo vediamo anche con la presenza di queste due ragazze molto eleganti e molto belle. Insomma, una realtà che non smette di stupire, molto attiva sul territorio. Ma io direi che bisogna curare bene tutto, dall'immagine alle serietà dei ragazzi e dall'organico. Curiamo bene tutto per poter fare il meglio di noi stessi. Gli appuntamenti che vi vedranno protagonisti, i due trofei? I due trofei, il Tommaso Romanelli e il Giuliano Renzi, ormai sono due eventi confermati che ci permettono di navigare in alto a livello nazionale, più quasi sulle 400-500 presenze dello scorso anno, speriamo di riconfermarle quest'anno e non sarà l'unico evento perché già stiamo lavorando per altre due o tre manifestazioni esordienti e allievi, poi lo scoprirete via facendo. E la cosa che ci teniamo molto a marcare è che il 22 marzo, venerdì sera, faremo un convegno sulla sicurezza e poi questo lo scopriremo via dicendo. Sicurezza, oggi c'è anche la presenza importante dei genitori di Michele Scarponi, no? Quindi ricordare un grande campione, ma anche tutto quello che accade sulle strade e insomma l'elemento sicurezza va sempre di più confermato. Il momento è molto delicato, avendo i giovani non ci resta che stare sempre più concentrati. La presenza dei signori Scarponi per noi è importantissima, nel senso ci fa molto piacere. Con Marco abbiamo un buonissimo rapporto, è eccezionale e stiamo lavorando insieme per fare qualcosa di importante. Che cosa augura alla sua squadra, ai suoi ragazzi? Di emozionarsi come capita a lei? Io penso che
Riconfermare il 2018 sarebbe tanto. OP Bike come realtà che rappresenta il punto di riferimento per bambini e ragazzi che vogliono crescere, divertirsi e coltivare il sogno di emergere nel ciclismo che conta. Profonde passioni che si legano all'attenzione alla crescita personale dei ragazzi e delle ragazze che pedalano e a quella del territorio, in questa occasione rappresentato dai due assessori allo sport dei comuni di riferimento, Porto Sant'Elpidio con Elena Amurri e Sant'Elpidio a Mare con Alessio Pignotti. Infatti, come è stato anche spiegato oggi, è una realtà che vive da 5 anni e il mio augurio per loro è che possa continuare con la grande energia che hanno anche dimostrato oggi in questa presentazione. I ragazzi sono una forza veramente, perché si sono trovati in questi 5 anni, hanno insieme costruito un qualcosa, sono una grande famiglia, gareggiano e stanno portando degli ottimi risultati, quindi l'in bocca al lupo è tutto per loro, ma soprattutto anche per tutto quello che è dietro, il loro staff, il presidente Moreno, Stefano come team manager, insomma, e tutti gli altri che oggi sono stati anche nominati più volte. Una realtà che sì, come ha detto anche lei, riprende un po' sia il discorso di Porto Sant'Elpidio che anche il comune di Sant'Elpidio a Mare, ma ecco, il territorio elpidiense viene portato all'apice con ottimi risultati in qualsiasi gara sportiva, non soltanto regionale ma anche fuori, quindi siamo davvero contenti. Alessio Pignotti è l'assessore allo sport del comune di Sant'Elpidio a Mare, una realtà che aggrega e aggrega anche i territori, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, ma trova nella comunità appunto che lei rappresenta un riferimento importante anche con l'amministrazione. C'è una buona collaborazione? Assolutamente sì, naturalmente questo è il mio primo intervento da assessore allo sport e quindi è con enorme piacere che sono qui alla presentazione dell'OP Bike. Avevo avuto modo già di conoscere Stefano Fidani, Moreno e tutti quanti, è con enorme piacere che vedo tutti questi ragazzi, questi bambini tutti insieme uniti, li vedo carichi per la prossima stagione. Naturalmente noi come amministrazione comunale appoggiamo tutto il lavoro fatto dall'OP Bike, abbiamo iniziato un bel percorso di collaborazione che porterà naturalmente ad eventi agonistici all'interno del nostro territorio, ma anche ad altri tipi di eventi che sveleremo man mano. E quindi ripeto, massima collaborazione, sport come aggregazione, tutta questa cornice secondo me ne è l'esempio, diciamo, lampante, e quindi ci auguriamo di continuare sempre così e di portare naturalmente Sant'Elpidio a Mare, oltre che negli altri settori ambienti, anche nello sport, a livelli che gli competono e a livelli che, diciamo, possano dare soddisfazione. E poi passerelle sfilata per quello che è il vero tesoro della OP Bike, gli atleti, che con i loro sorrisi al termine degli allenamenti, le loro risate, il loro gioco, perché ciclismo è anche gioco, rendono meno duro il lavoro di dirigente, direttore sportivo o allenatore. Si comincia dai giovanissimi, ricordando anche il progetto nelle scuole primarie di Porto Sant'Elpidio a favore della sicurezza in bici e in strada, sotto gli occhi attenti dei due ospiti di riguardo, il papà e la mamma dell'indimenticabile Michele Scarponi. Ad accompagnare il gruppo ci sono i direttori sportivi Stefano Fidani, Matteo Cantarini e Umberto Fidani, categorie dai 7 ai 12 anni, da G1 a G6, attualmente 16 tesserati, di cui 2 bambine. Altro progetto che accompagnerà in questo 2019 la società è quello della collaborazione con l'associazione culturale Il Porto, curato dalle sorelle Anna e Cinzia Martellini. Salendo di categoria si va agli esordienti, 13-14 anni, con 6 tesserati accompagnati da Antonio De Angelis, Giosuè Vincenzo, Franco Recchi, Yuri Ferranti, Mattia Mazzoni e Matteo Fidani. 3 gli atleti al primo anno, altri 3 nel secondo, particolarmente attenzionati anche dopo quello che hanno fatto vedere nella scorsa stagione. Nella categoria allievi, 8 i portacolori dell'OP Bike, con lo staff composto da Stefano Uffidani, Graziano Chierchier, Rosario Pecci, Mattia Mazzoni e Mattia Uffidani. Tanti talenti e grandi aspettative con gli occhi puntati su Anthony Silenzi. Per lui nel 2018 2 vittorie su strada, Montelabate e Mocaiana, 3 secondi posti e tanti piazzamenti nei 5 e nei 10. Campione provinciale Ascoli Piceno Fermo su strada, campione regionale ciclocross, vincitore anche della classifica generale dell'Adriatico Cross Tour.
Altra novità di quest'anno sarà la squadra amatori, in quello che sembra essere uno stretto gemellaggio tra UP Bike e il gruppo Scatenati di Porto Sant'Elpidio, 40 super appassionati pronti prima di tutto a divertirsi. Il grande in bocca al lupo all'UP Bike arriva anche dalle massime autorità della Federazione Ciclistica delle Marche, con il presidente Lino Secchi e quello del Comitato Provinciale di Ascoli, Marco Lelli. Una realtà in crescita e una bella realtà, tra l'altro, del ciclismo regionale, che si impegna a livello organizzativo con diverse manifestazioni e tessera anche ragazzi di diverse categorie, a partire dai giovanissimi, agli esordienti allievi, ma con uno spirito veramente di familiare, di socializzazione, non con la ricerca smisurata del risultato, ma cercando di infondere anche insegnamenti di crescita sportiva di questi ragazzi. E quindi è un ruolo che stanno facendo veramente con obiettivi molto alti, molto importanti, anche dal punto di vista di moralizzare questo ambiente con qualche messaggio che viene da loro sponsor vicini. L'in bocca al lupo a tutti quelli che pedalano e appunto a chi organizza, a chi con la federazione collabora. Ma sì, un augurio di buon lavoro ci sarà. Io sono convinto, per come impostano l'attività loro, che troveranno il modo di far divertire i più piccolini e nel divertimento di trovare qualche obiettivo per quelli più grandi, centrare qualche obiettivo. Sono certo di questo, che lo faranno, così come sono stati sempre apprezzati e lo saranno anche il prossimo anno dal punto di vista dell'organizzazione, che lo fanno. Poi portano messaggi importanti a livello della sicurezza stradale, della cultura, con iniziative, insomma vogliono far trovare in questo ambiente sportivo i ragazzi anche altri temi che li arricchiscono nella loro crescita. Con le testimonial della OP Bike che si presenta dai più piccoli ai più grandi, anche la federazione, per dimostrare quella vicinanza indispensabile per queste realtà. Certamente, noi collaboriamo da molti anni e abbiamo visto nascere e crescere questa fantastica realtà qui a Sant'Elpidio a Mare e abbiamo visto appunto avere dei brillanti risultati proprio qua. E questa è una delle società con le quali noi collaboriamo anche nella promozione ciclistica all'interno delle scuole, quindi con il progetto sulla sicurezza in bicicletta, e ha raggiunto ottimi risultati, maglie di campioni provinciali anche nella scorsa stagione, ma soprattutto, a mio modo di vedere, si sono distinti per una eccellente organizzazione e un servizio fantastico che danno ai loro ragazzi. Tutto quindi molto bello, e un grazie e un complimenti al presidente Pistelli, a tutto l'entourage, a Stefano Fidani, a tutti i tecnici che da diversi anni gestiscono in maniera impeccabile questo sodalizio. E un grande in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare, che poi sostanzialmente qui non ci si ferma mai, che però va estesa a tutti quanti, no? Agli atleti, a chi organizza, a chi investe. Ovviamente, anche perché sono degli ottimi organizzatori, si sono distinti anche per importanti attività nell'inizio di questa stagione, a breve, quindi passerà poco più di un mese, avranno appunto questi appuntamenti di inizio anno, e quindi un in bocca al lupo a tutti, spero di non dimenticare nessuno, quindi faccio un in bocca al lupo generalizzato per tutti.